Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io mi trovo qui con le mie amiche, il mio amico Rinaldo, l'unico maschio presente in questa sessione di riequilibrio energetico. Faremo una guarigione a distanza per l'intero pianeta. Ok, è la trasmissione delle frequenze per tutti voi che guarderete questo video e che avete bisogno di ricevere guarigione, benessere, armonia, pace. Questa è una guarigione molto potente perché c'è l'unione delle intenzioni di tante anime che sono preparate per fare questo, che hanno sanno cosa devono fare. Ok? Quindi in comunione di intenti iniziamo, facciamo una preghiera di protezione dove manderemo tutti noi le nostre intenzioni e poi per 20 minuti trasmetteremo le frequenze di luce. Ok, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di Rinaldo, Bozena, Felicetta, Giusy, Grazia, Maria Carmen, Carmela, Cosetta, Ilenia, Elena, Mira, Emanuela Saba, Mimosa, Elena Izzo, Ilaria, Daniela Vargiu, Vilma, Jessica, Rita, Elena e tutte le persone coinvolte e tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di tagliare tutte le corde egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di giudizio. Tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore, si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. E di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo protezione psichica, fisica in tutti i livelli del nostro essere, in tutte le dimensioni, sistemi di realtà, in tutte le direzioni del tempo-spazio dove la nostra anima è presente. Arcangelo Michele, ti chiedo con amore di aiutarci, di aiutare l'intero pianeta, di aiutare tutte le anime che stanno seguendo questo video e hanno bisogno di ricevere guarigione in tutti i livelli, di aiutare le persone in difficoltà, di aiutare i paesi che stanno vivendo la guerra, di aiutare gli animali, le piante, tutta la madre terra che sta chiedendo aiuto. Io ti chiedo di liberarci dall'ego, di liberarci dalla paura, di liberarci da questo sistema di controllo sulle masse, da tutto ciò che sta impedendo alla terra di ascendere e di evolvere. Io chiedo guarigione in tutti i livelli. Per me e tutte le persone coinvolte, tutto il pianeta, io chiedo guarigione in tutti i livelli del nostro essere. Chiedo la manifestazione della nuova terra in nome della giustizia divina. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ora chiedo ad ognuno di voi con amore di mandare le vostre intenzioni pure di amore. Ok, Rinaldo. Amore per tutto e tutti. Grazie Rinaldo. Bozena. Allora, io mando l'amore a tutte le persone viventi, animali, uomini, donne, tutte le persone non viventi che stanno nell'altra dimensione. Bene, grazie Bozena. Felicetta. Io mando amore e luce a Gaia, la Madre Terra. E a tutte le persone che stanno vivendo le guerre, tanta luce. Grazie Felicetta. Giusy. Io mando tante scuse profonde per tutto quello che stiamo facendo a questa nostra madre terra, nostro malgrado e nel nostro piccolo, forse non è tantissimo, e quindi chiedo scusa. Grazie Giusy. Grazia. Io mando tanta pace, tanto amore e tanta luce per tutto il pianeta.
Grazie, grazie. Maria Carmen. Io mando amore, luce e chiedo che vada via tutta la sofferenza di questa terra. E io per prima cercare di mandare via la mia sofferenza e quella di chi mi sta attorno, di aiutarli nella misura del possibile, trasformando la sofferenza in amore. Grazie. Grazie, grazie mille Maria Carmen. Ok, Carmela. Per me amore puro, benessere e pace nel mondo, soprattutto per queste guerre che stanno in atto. Luce pura a tutti, soprattutto ai bimbi che stanno soffrendo e tutto il male che si sta facendo alla madre terra. Grazie Carmela. Cosetta? Io mando tanto amore, tanta luce, tanta felicità a tutto il pianeta e tutte le anime che sono oltrepassate, che sono in un'altra dimensione per proseguire più su la loro Certo, come. ti sei emozionata? Certo, è arrivato il messaggio bello e chiaro. Grazie, Cosetta, grazie mille. Ilenia. Mando amore e luce a tutto il pianeta e a tutte le persone coinvolte nella guerra. Grazie, Ilenia. Elena. Mando tanta luce e prego perché il cuore di ognuno di noi si apra solo di amore per poter amare veramente i bambini, questa nostra madre terra, i nostri animali e che non ci siano né guerre né cattiveria né malattie, che tutti stiano bene, cioè che ci sia un paradiso in terra. Che bello, grazie Elena. Mira. Mando luce a tutte le chiese, sia ortodosse, sia cattoliche, sia diciamo altre religioni, ospedale e le persone che hanno proprio bisogno, che non hanno niente da mangiare, c'è tanta luce, pace e sanità. Grazie, Mira. Emanuela. Allora, io prendo in prestito le parole tue dell'amico di Elena Izzo e essendo io a Cipro, quindi in un posto molto caldo, ma caldo in ogni senso, ma essendo anche l'isola dell'amore, mando che da Cipro possa espandersi una bomba di luce e d'amore che scenda in tutto il mondo e anche oltre, di qua. Grazie, E di là. carissima. Mimosa. Allora, mando tanto luce, amore, pace, gioia, felicità a tutto pianeta Terra, tutti noi esseri umani, animali, vegetali, minerali e tutto l'universo. Che la pace regna su di noi, su tutti noi. Grazie. Grazie, Mimosa. Elena Izzo. Allora, io vorrei che sempre più persone riescano a vibrare nell'amore puro e incondizionato, perché questo aiuterebbe, insomma, proprio a vivere nella luce e nell'amore in tutto il pianeta. Grazie Elena cara. Ilaria? Luce e amore a tutto il pianeta, a tutti gli esseri di amore e a chi è nell'altra dimensione, e vorrei che tutti ci potessimo svegliare da questo torpore in cui viviamo, da questo stato ipnotico, credo anche, in cui ci troviamo. E vorrei essere uno strumento di guarigione, e di amore e di luce per gli altri. Bello, grazie Ilaria. Daniela? Che dai nostri cuori partano delle sfere dense, calde di luce e amore. Queste sfere vanno alla madre terra Gaia e a tutte le sue creature, minerali, animali e umane. Preghiera per gli umani che non sono con noi nell'altra dimensione, per gli umani risvegliati e soprattutto per gli umani non risvegliati che hanno bisogno di amore a riscaldare il loro cuore.
Grazie. Grazie Daniela Cara. Vilma? Io veramente mando luce, amore, pace e per un risveglio spirituale totale di tutte le persone di tutti i pianeti e questo amore in particolar modo ai bambini, agli innocenti, affinché arrivi a loro una protezione, una salvezza completa. E in preghiera veramente mi sento toccata dall'infanzia. Bene, grazie Vilma, grazie mille. Jessica? Allora, io mando luce, guarigione, amore a tutto il pianeta Terra, ma anche protezione per noi operatori di luce che possiamo portare avanti la missione sempre. Assolutamente, grazie Jessica cara. Grazie. Grazie Rita. Mando luce e amore a tutti i bambini presenti e non, e luce e amore e un risveglio collettivo a tutti gli esseri umani e che la guerra finisca, che si risvegliano le loro coscienze e che pensano al benessere del pianeta Terra piuttosto che ad accumulare odio, rabbia, rancore, perché la Terra è data in prestito a noi per poterci vivere e non è di nessuno. E quindi è inutile che loro si appropriano di un qualcosa che non è di nessuno. Certo, grazie cara Rita, grazie mille. Paola, aspetta che ti attivo l'audio. Allora, io solo tre parole, pace, amore e guarigione. Grazie cara Paola, grazie Grazie a mille. voi. Ok. Allora. Adesso possiamo iniziare con le nuove frequenze di luce a trasmetterle. Lo faremo per una ventina di minuti, va bene? Che possa arrivare veramente, che le nostre intenzioni possano illuminare, irradiare tutte le persone coinvolte, gli animali, le piante, i minerali, l'universo, i nostri cari defunti e l'intero pianeta Terra, veramente. Grazie ragazze, iniziamo.
Bene, anime meravigliose. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Grazie a tutte voi, anime meravigliose, col cuore. Grazie di tutto.